Buongiorno, eccoci ad un nuovo caffè. Spero che sia anche per voi un'ottima giornata, per noi lo è. Io sono Davide, il caffè come al solito da noi è buonissimo, e quindi se volete venire a prendere un caffè per una consulenza venite tranquillamente. Ci avete chiesto, ma i valutatori automatici, quelli che troviamo sui vari siti, portali, eccetera, sono affidabili? Ovviamente la risposta la sapete, è ni, nel senso che sì, sono abbastanza affidabili se avete un immobile molto, molto, come dire, standard. In questo caso le condizioni sono ben prevedibili e i valutatori funzionano molto bene. Spesso però nei siti, nei portali, tendono a privilegiare la parte di annunci, confrontano non tanto quello che è stato venduto, quanto piuttosto quello che è stato pubblicato. Quindi sono spesso influenzati dai desiderata dei proprietari. Poi c'è ovviamente l'OMI, che è l'osservatorio, e in questo caso parliamo di venduti, ma in questo caso sono molto meno, come dire, precisi sullo stato dell'immobile. Il valore OMI parla solo di metro quadro e prezzo. Se ci spostiamo dalla residenziale al non residenziale, che è il nostro core business, a quel punto lì cambia tutto. Cambia tutto perché oggettivamente un certo piazzale ha un valore anche in funzione della forma che ha. Se coi bilici ci posso entrare o non ci posso entrare, cambia. Altezze. Un immobile per logistica oggi sotto i 8 metri non è per logistica. Non c'è uno standard e quando non c'è uno standard per le piattaforme e per gli algoritmi diventa tutto terribilmente difficile. Ancora più difficile per i valori OMI. Voi trovate quotazioni OMI tipo da 300 a 600 euro metro, vuol dire uno il doppio dell'altro. E dov'è che vi collocate voi? Tendenzialmente quando siete da soli sempre nei 600, però poi non è detto. Ecco, il consiglio è fatevi consigliare da un esperto. Per oggi direi è tutto e ricordate, Toscano per l'impresa, il gruppo che fa muovere le aziende. A presto, anche coi valori.